Buongiorno e ben ritrovati a questo appuntamento con la nostra rassegna stampa. Partiamo subito con la lettura delle prime pagine dei quotidiani regionali. Iniziamo dal centro edizione di Pescara, il titolo di apertura: scomparso istruttore di palestra Roberto Sciarra, pescarese di 42 anni, si è allontanato dalla casa famiglia a Pineto, dalla casa di famiglia a Pineto. E poi ancora le altre notizie andiamo a vedere nelle cronache. A Pescara, naia di impianti guasti, sospese tutte le attività. Le naia descrivono l'ennesima pagina nera. Ieri sono state sospese tutte le attività dopo l'ultimo guasto agli impianti elettrici. Proseguiamo, i candidati, ecco il primo atto da nuovo sindaco per quanto riguarda le amministrative nel capoluogo adriatico, e poi tra parchi e santuari il tempo incerto non frena le gite di Pasquetta. Andiamo a vedere poi nel taglio alto la sanità regionale, i DG dell'Aquila e Chieti, nuovi manager ASL, ecco i 39 in corsa a Marsilio. La scelta, la legge spiegata, legittima difesa, ecco cosa cambia con la riforma. Poi passiamo allo sport, nella fotonotizia di centropagina il calcio di Serie B con il Pescara al quinto posto. Il Pescara non trova il gol, a Carpi finisce 0-0, traversa di Sottil, un punto utile per i playoff. Poi tra poco andremo a vedere anche il servizio sulla partita di ieri sera. Ancora convegno sabato, Pescara ricorda il partigiano Andrea Cascella, e poi i 19 club della Juventus, l'Abruzzo bianconero e gli 8 scudetti di fila. Nel taglio basso il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tagna, Fabio Fognini e quella mistica del tennis sulla vittoria al trofeo di Monte Carlo da parte del tennista italiano. Andiamo adesso sulla prima pagina di Chieti Lanciano-Vasto, titolo di apertura: Mirò, arriva un'altra bocciatura. A Chieti il TAR respinge il ricorso dei costruttori del parco commerciale dopo il no della regione. Andiamo a vedere le altre notizie nello spazio delle cronache. Restiamo nel capoluogo: rubò la pistola all'agente, pena di 3 anni e mezzo. Un napoletano di 53 anni è stato condannato in via definitiva appunto per quanto riguarda questo episodio in cui rubò la pistola di ordinanza a un agente della forestale. A Lanciano, Rione Santa Rita, rilancio con case nuove ed eventi. Poi ancora Vasto, pista ciclabile invasa dai rifiuti e mobilitazione. Andiamo nel centropagina: si schianta con l'auto, donna in coma, Orsogna, 36enne, era stata dai genitori per Pasquetta, l'incidente sulla strada che conduce a Canosa Sannita. Poi a centropagina la fotonotizia: Capriolo investito e salvo grazie alla rete del soccorso a Torino di Sangro, volontari in azione. Proseguiamo con la lettura delle prime pagine del quotidiano Il Centro. Adesso ci spostiamo nell'edizione teramana. Il titolo di apertura: scomparso istruttore di palestra. Abbiamo già visto il giallo a Pineto, l'uomo di 42enne di Pescara non si trova ormai da sabato scorso. Poi nelle cronache a Teramo rischiano la vita, giudice accoglie 4 migranti, giudice concede lo status di rifugiati politici che in precedenza era stato negato nel loro paese. Non ci sono i diritti umani, questa è la motivazione. Le elezioni a Giulianova, Centrosinistra Unito punta su Arboretti. Poi ancora a Silvi, salta il progetto dei parcheggi sul terzo binario. Poi ci spostiamo a Teramo, il sindaco Sisma, decreto da cambiare, D'Alberto chiede ai parlamentari di votare le modifiche allo sblocca cantieri. A centropagina nella fotografia, migliaia di fedeli in piazza alla festa dello splendore per la tradizionale ricorrenza a Giulianova. Andiamo sull'edizione aquilana del quotidiano Il Centro, il titolo di apertura: TAR boccia 6 volte un bando regionale, L'Aquila e i giudici riaprono la graduatoria di fare centro, scusate, censurati passaggi non chiari.
Nello spazio delle cronache ad Avezzano, multe a raffica con il T-Red, primi ricorsi, fissate le udienze al giudice di pace contro le sanzioni del T-Red, mentre in arrivo la seconda tranche di contestazioni, altre migliaia di multe. Molina Aterno, capriolo salvato da una comitiva di giovani a Rocca di Mezzo, computer sparito, lite al comune, finisce dal giudice. Andiamo a vedere le altre notizie di cronaca, porno ricatti via mail, decine di casi, la polizia postale indaga sul fenomeno di estorsione di massa, tanti i raggirati. Nella fotonotizia torna a Pagani che è il braccio reliquiario di San Giustino, feste di Pasqua, Pienone in città e nelle frazioni, qui vedete proprio il passaggio di questa reliquia. Proseguiamo con i nostri quotidiani regionali, adesso ci spostiamo sul Messaggero, questa è la prima pagina dell'inserto dedicato alla nostra regione. Mercato etnico slitta l'apertura, siamo a Pescara, sorpresa dopo l'inaugurazione della struttura, la presenza dell'ambasciatore senegalese, il comune non ha ancora assegnato i 70 posti disponibili agli ambulanti, previste almeno 2 settimane di attesa. Questo è il titolo di apertura. Le altre notizie, il TAR respinge i ricorsi, non riprendono i lavori per Mirò, il braccio di ferro sul centro commerciale cosiddetto Megalo 2 prosegue, poi ancora di spalla senza registro regionale in salita la lotta ai tumori e poi andiamo nel centropagina invece, un ex insegnante di Pescara scompare nel nulla, abbiamo già visto il mistero a Pineto, Roberto Sciarro è uscito di casa sabato mattina in corso le ricerche, ma la scatenata finisce sul web, il video del furto in una pizzeria che sta facendo il giro dei social, poi ancora il calcio nella fotonotizia, Pescara 0-0 a Carpi, un punto che vale, partita a scialba ma il pari è utile in chiave playoff ai biancazzurri che nel prossimo turno di sabato potrebbero ipotecare la pool promozione. Poi nel taglio basso la testimonianza, Damiani, traforo, un disastro annunciato. Vorrei guardare negli occhi quelli che ci ridicolizzavano negli anni 70, ora la grande questione del traforo del Gran Sasso è diventata un caso nazionale, dice Damiani. Nel taglio alto le altre notizie, Pasqua, bel successo della stagione invernale sul Gran Sasso e ancora Villa Celiera che diventa Arrostiland, ospiti da tutta Italia per assaporare gli arrosticini, poi il volley, la Sieco battuta al tie break per Ortrona e la retrocessione, non riesce l'impresa per l'Impavida a Livorno, sotto di 2-7 riesce a risalire la china, poi si ferma un solo punto da un clamoroso successo e dunque c'è la retrocessione per Ortrona. Lasciamo il Messaggero, adesso ci spostiamo sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo, il titolo di apertura è di cronaca, un altro schianto, 28enne in coma, incidente nella notte di Pasqua a Nereto, oggi a Salò i funerali del ragazzo morto a Martinsicuro. Nel taglio alto, garanzia giovani 2 è per chi non lavora e non studia, il bando europeo della regione. A Teramo, strisce blu, Cossi propone la gestione diretta e poi ancora 18 mesi di ritardo per la nuova scuola, sempre dal capoluogo aprutino. Andiamo a vedere le altre notizie. Giulianova al voto, Nausicaa Cameli si ritira dalla corsa elettorale, sempre per le amministrative in città, tentativi di coesione nel centro-sinistra. Ancora di spalla l'intervista, nessuna traccia del prof scomparso a Pineto, a Roseto degli Abruzzi, raffica di furti nella settimana delle feste. A centropagina, a proposito di festività, dal 25 aprile 10 giorni dedicati alla cucina teramana, la festa delle virtù. Poi ancora intralci e sabotaggi all'ex manicomio, la guerra dei gatti va avanti a colpi di denunce. Scendiamo nel taglio basso, Sant'Egidio, Pienone civico al comitato pro Romandini e poi per lo sport Casa Diavolo. La salvezza del Teramo arriva nel sabato più complicato della Serie C. Abbiamo così completato la lettura delle prime pagine regionali, adesso apriamo lo spazio dedicato ai titoli nazionali, l'avete già vista
In precedenza la prima pagina del Corriere della Sera, che apre la nostra breve rassegna sui titoli dei principali quotidiani italiani. Andiamo in apertura, strage di Pasqua, allarme ignorato, siamo chiaramente nella strage in Sri Lanka, attacchi a chiese e hotel, ieri un'altra esplosione, bloccati i social, veicoli di odio, più controlli in Italia. Gli 007 avevano avvertito del piano, almeno 290 le vittime, vedremo, in realtà il bilancio è salito a 310. Morti, tra loro i tre figli del patron di Asos. Qui vedete proprio una foto della Pasqua di terrore vissuta in Sri Lanka. Poi andiamo a vedere le riflessioni, coraggio e viltà, scrive Andrea Riccardi, e poi identikit del killer tracciato da Guido Olimpio. Scendiamo nel taglio centrale, fondi a Roma, Salvini avverte, aiutiamo tutti oppure nessuno. Un caso, la foto del leader del Carroccio con il mitra, le tensioni nella maggioranza, oggi il Consiglio dei Ministri per discutere soprattutto del cosiddetto provvedimento Salva Roma. Poi le elezioni in Ucraina, presidente in TV, ora lo è davvero Vladimir Zelensky, diciamo l'attore comico che è diventato presidente dell'Ucraina con circa il 70% delle preferenze. Andiamo su Repubblica, il ritorno del terrore, il titolo scelto per commentare la strage in Sri Lanka, bombe nelle chiese durante la messa di Pasqua e negli hotel, opera di un gruppo islamico, ferito da una scheggia il giornalista di Repubblica, questo sulla strage di Colombo. Poi ancora l'Ucraina, Zelensky presidente, un comico al potere, Kiev guarda a est. Poi le altre notizie, governo paralizzato dalle liti, oggi il Consiglio dei Ministri, veti incrociati sul caso Siri e sui finanziamenti per Roma. Andiamo sulla stampa. La fotonotizia è dedicata a quanto accaduto a Colombo, Pasqua di sangue in Sri Lanka, strage di cristiani, quasi 300 i morti, l'impronta feroce della Jihad su questi attentati nelle chiese. E poi la Libia, 100.000 migranti pronti a sbarcare in Italia, l'allarme nelle comunicazioni fra Roma e Washington in caso di guerra civile, precipita la situazione a Tripoli, al-Sarraj accusa gli Emirati Arabi droni per Haftar. Oggi il Consiglio dei Ministri, Castelli alla Lega, e crisi se non votate il Salva Roma. Poi polemica sul mitra di Salvini, espulso due volte, aggredisce i poliziotti e urla all'Akbar. L'emergenza lavoro, la condanna della cassa integrazione, l'articolo invece di Stefano Lepri. Nel taglio basso, vi racconto il mio tennis da papà innamorato, l'intervista a Fabio Fognini dopo l'impresa a Monte Carlo, 51 anni dopo Pietrangeli. Andiamo sul Fatto Quotidiano, il titolo principale, Salvini colleziona impresentabili anche a Pasquetta, sta con l'indagato, questione morale, pure il sindaco di Pinzolo. Ancora la strana coppia Siri e Lanzalone, ieri Craxiani e ora Gialloverdi, il presidente sardo, la tesi di laurea di Trota Solinas, segreto di Stato. Andiamo a vedere poi a centropagina Roma, il taglia debito non c'entra nulla con gli altri comuni in rosso, la Lega boicotta per salvare Siri, ma sulle città in dissesto non ha fatto proposte. Andiamo adesso sul Sole 24 Ore, il titolo principale, Lega 5 Stelle, scontro senza fine, DL Crescita in bilico, tensioni sul Consiglio dei Ministri di oggi, al bivio fra nuovo via libera salvo intese, rinvio alla prossima settimana, il Carroccio, non votiamo il testo con il Salva Roma senza aiuti a tutti i sindaci, Torino e Reggio Calabria si trovano in prima fila nel Salva Comuni allargato. Poi ancora andiamo a vedere le altre notizie, lotta alle frodi, il fisco alza il tiro sui falsi crediti usati per l'evasione, il documento per mettere sotto controllo 40 miliardi di compensazioni. Poi YouTube, quanto valgono le nuove star? Ryan a 7 anni fattura, pensate, 22 milioni di dollari.
Andiamo a vedere per quanto riguarda l'energia quest'altra notizia, stretta degli Stati Uniti sul petrolio iraniano, il greggio ai massimi da 6 mesi, Trump scende in campo per tagliare la principale fonte di entrata del regime, petrolio che è aumentato del 3%, arrivando a circa 66 dollari il barile. Dunque continua la lotta, la guerra fredda, potremmo dire, a distanza fra Iran e Stati Uniti, con chiaramente tutto il resto del mondo che ne fa le spese sotto il profilo dell'approvvigionamento energetico. Andiamo sul manifesto. Colombo di guerra, il titolo sulla fotografia che ci riporta in Sri Lanka, che conta le vittime almeno 290 dopo le 8 esplosioni di Pasqua in chiese e hotel, ma l'allerta non è finita. Ieri nella capitale è scoppiata un'altra bomba. Il governo di Colombo, da tempo preda di un feroce scontro politico, punta l'indice su un gruppo islamista locale. Nel taglio alto il governo balla sulla capitale, oggi il Consiglio dei Ministri, scontro sul Salva Roma. Pasquetta in campagna, un vice premier di Mitra e Di Leva, il titolo polemico sulla foto di Salvini con il Mitra. Andiamo su Avvenire, quotidiano cattolico, l'apertura chiaramente sullo Sri Lanka, i martiri di Pasqua, il titolo scelto, il paese asiatico sconvolto da feroci atti terroristici, cristiani colpiti durante le celebrazioni pasquali, nessuna rivendicazione, condanna da parte del Papa, atti disumani e mai giustificabili, queste le parole del pontefice. L'editoriale di Marco Impagliazzo, terrore contro i costruttori di ponti, mai ci abbiano in ostaggio, l'esortazione ai cristiani. Poi a centropagina, Salvini con il Mitra è polemica, si cerca l'intesa sul Salva Roma, il PD si dimetta il collaboratore del leader leghista, il suo social manager, ancora alta tensione nella maggioranza. Il commento: no del ministro dell'Interno, non se lo può permettere, scrive Danilo Paolini. Andiamo sul Messaggero, titolo di apertura: crescita, decreto dimezzato, sfida finale sul Salva Roma. La Lega si astiene sul debito della capitale, ma il testo passerà con il sì 5 Stelle. Risorse per l'economia da 1 miliardo e 400 milioni, Atlantia verso Alitalia. L'Italia già in regola, effetto Trump, stretta sull'Iran, il petrolio vola, abbiamo già visto anche sul Sole 24 Ore. Poi sulle elezioni in Ucraina, un comico al potere nell'era dei follower, scrive Alessandro Campi. Ritroviamo a centropagina nella fotonotizia la strage dell'ISIS nelle chiese dello Sri Lanka, 8 esplosioni nel giorno di Pasqua. La pista della regia jihadista e poi il caso Stadio a Roma, raggi e quell'incontro per superare lo stop, il GIP interrogate, i consiglieri presenti, uno dei testi, la sindaca disse votate subito. Andiamo sul tempo. Ancora andiamo a vedere i giornali romani, tasse, sorpresa amara dai comuni, più di 300 sindaci hanno già aumentato l'IRPEF locale, qualcuno anche triplicandola, devono ancora decidere in 5.000, fra cui la capitale Roma, ma nel resto del Lazio è già stangata. Lasciamo il tempo, ci spostiamo sulla verità, sangue in Sri Lanka, islamisti ammazzano cristiani e nessuno ha il coraggio di dirlo. Stragi in chiesa nel giorno più sacro, 7 kamikaze fanno quasi 300 morti nella capitale Colombo. Ieri altra bomba, arrestati 24 jihadisti, ma dai messaggi di cordoglio spariscono cattolici, Obama li chiama adoratori della Pasqua e carnefici, terrorismo religioso. I musulmani solo vittime, questa è la critica del giornale di Belpietro. A centropagina la foto di Salvini, dobbiamo cambiare Rai, tasse e giustizia, non ho tempo per la crisi, ma su Roma non mollo, queste le parole di anticipazione del Consiglio dei Ministri, capitale Siri pronta, forse la tregua tra Lega e 5 Stelle. A centropagina Di Maio prepara il tour con i No Tutto, il vice premier a Taranto con chi contesta Ilva, TAP e TAV, Grillini sempre più a rischio, spaccatura.
Andiamo su Libero, i terroristi uccidono 290 persone, vietato criticare l'Islam impegnato a fare stragi, mentre in Italia si puniscono i giornalisti che osano attaccare i musulmani, questi in Sri Lanka sterminano i cristiani, congratulazioni ai buonisti della nostra sinistra scriteriata. E poi motivo solo di liti, il 25 aprile ormai è diventato una sagra di paese questa. L'opinione di Alessandro Giuli. E poi a centropagina la foto di Virginia Raggi, quando la Raggi odiava la sporcizia da cui ora è sepolta la sindaca, tra parentesi indagata, al centro dello scontro fra Lega e 5 Stelle. Andiamo sul Secolo, sostituzione etnica, è il titolo di apertura del giornale. In Toscana incentivi agli italiani ad andarsene mentre manteniamo gli stranieri a 35 euro al giorno. E poi in primo piano difesa legittima oppure Mattarella dirà di no. Nuove bombe in Sri Lanka, ferita una giornalista italiana, e poi il 25 aprile, data che divide polemiche in tutta Italia per il giorno della liberazione dal nazifascismo. Proseguiamo con il Mattino di Napoli. Crescita, mancano i fondi, il decreto parte dimezzato, le risorse scendono da 1 miliardo a 400 milioni, ridotto il taglio dell'IRES, restano le tasse sui capannoni, Lega e 5 Stelle, la sfida finale sul Salva Roma. Andiamo a vedere anche a centropagina Soresa, il record dei dipendenti premiati a Pasqua, bufera sulla società regionale per la sanità, boom di promozioni per 33 impiegati su 90. Andiamo a vedere i quotidiani sportivi nazionali, partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Atalanta ci sei, è il titolo sulla impresa, possiamo dirlo, dell'Atalanta. Bergamaschi in corsa più che mai, battono il Napoli in rimonta e prendono il Milan, sfida a 6 per i due posti che garantiscono la Champions. Gasperini dunque ha sbancato il San Paolo, partita finita 2-1. Sacchi, Juve, ago della bilancia, attento Milan, il Toro corre, qui vedete proprio la corsa all'ultimo posto Champions, agli ultimi due posti Champions, in realtà, anche se ormai l'Inter sembra saldamente al terzo posto, ci sono Milan, Atalanta, Roma, Torino e Lazio. Poi Principe Fognini, il titolo di spalla, avevo toccato il fondo, adesso voglio il Roland Garros, la vittoria storica a Monte Carlo, l'amore con la pennetta e probabilmente un altro figlio. Poi nel taglio basso, Parigi va bene un Icardi, il PSG lo vorrebbe per il dopo Cavani, l'Inter chiede 70 milioni. Andiamo avanti con il Corriere dello Sport, li vuole Ronaldo, la Juve prepara un mercato da CR7, scopriamo il piano per accontentare il portoghese anche Allegri, ora a Ramsey, un top player per ruolo, oltre a Ramsey, scusate, subito assalto a Chiesa. Quindi qui vedete tutti i nomi nella rosa della Juventus per il prossimo mercato. E poi Zapatasso è il titolo del taglio alto, gol e assist dell'ex napoletano, l'Atalanta vince il San Paolo e aggancia Gattuso, il maracanazo degli azzurri e di Ancelotti. Poi Champions, rissa per Ressa per due posti, che volatona, Inter quasi al sicuro, Lazio quasi fuori, Bergamo e Roma Milan. Andiamo su Tutto Sport, la Juve che verrà, è il titolo che apre il giornale, Chiesa e Pogba, gli obiettivi primari del club per aumentare la competitività della rosa e puntare dunque al nono scudetto e alla Champions. Poi nel taglio alto Atalanta favolosa con la vittoria in rimonta a Napoli, agganciato il Milan al quarto posto, di spalla Principe Fognini, l'obiettivo è la top 10 per il tennista italiano. Poi Toro col Milan, la sfida è doppia, e nella lista di Marotta c'è Milinkovic per quanto riguarda invece l'Inter. Restiamo ancora allo sport, perché l'abbiamo visto in precedenza sulle prime pagine del Centro. Ieri si è giocato in Serie B, ha giocato il Pescara a Carpi, che ha pareggiato 0-0, e noi andiamo a vedere il servizio.
Un punto da non buttare, seppur ottenuto sul campo dell'ultima della classe. Al Cabassi il Pescara non va oltre lo 0-0 con il Carpi, ma in virtù dei risultati delle dirette inseguitrici mantiene il quinto posto in attesa di ricevere il Verona sabato prossimo all'Adriatico. Gara bella quella tra i biancorossi e i biancazzurri, con il Delfino che nella ripresa ha avuto diverse occasioni per segnare il gol della vittoria, che però non è arrivato. Pillon in piena emergenza fa esordire Bettella in difesa al fianco di Perrotta, confermando Ciofani e Del Grosso sulle fasce. Nessuna novità a centrocampo, con in attacco invece Antonucci per l'acciaccato Marras. A causa delle numerose assenze in panchina ci sono ben quattro primavera. Nel Carpi di Castori rispetto a Lecce tornano a disposizione Poli e Sissé. In campo l'ex Koulibaly, assenti Colombi, Jelinić e Di Noia. Al Cabassi ci sono 2.000 spettatori con almeno 200 supporters biancazzurri nel settore ospiti. Buon approccio di gara del Pescara con Memushai pericolosissimo dopo 40 secondi con un tiro di poco sopra la traversa dall'interno dell'area di rigore emiliana. Si gioca dall'inizio senza esclusione di colpi, con il Carpi che risponde al sesto con Rolando, fermato in area pescarese all'ultimo istante con qualche brivido dopo un ottimo servizio di Koulibaly. Carpi ancora pericoloso all'undicesimo, sempre per le corsie centrali, con Marsura che vince il duello con Ciofani, mirando all'angolino con Fiorillo provvidenziale nella respinta. Meglio la squadra di Castori che con tanti lanci lunghi crea problemi al Delfino. Preme il Carpi che con Marsura sbaglia al ventitresimo, un gol praticamente fatto a due passi dal portiere pescarese. Più determinata la squadra emiliana che attacca con buona continuità, un Pescara timoroso ma che al ventinovesimo ha una buona opportunità con Sottini che manca la rete del vantaggio. La partita resta aperta con i biancazzurri che cercano di spostare in avanti il baricentro tentando di sfruttare il contropiede, ma con la retroguardia locale sempre attenta. L'ultima opportunità del primo tempo è di marca locale con Pasciuti che alza il pallone sopra la traversa. Nel secondo tempo al quinto Crociata fa tutto bene, entra in area ma sbaglia clamorosamente il pallone dell'1-0. Poi pian piano però le cose cambieranno con il tecnico pescarese che decide di mandare in campo Bellini per Antonucci, restando con il 4-3-3 con Mancuso che si sposta a destra. Al 17esimo Pescara vicino al vantaggio con un angolo calciato da Sottil ed un salvataggio quasi sulla linea della difesa biancorossa e mischia. La gara resta aperta ma il Pescara preme con Sottil che al 24esimo chiama Piscitelli alla respinta con i pugni. Al 27esimo sembra fatta ma Pasciuti salva sulla linea sugli sviluppi di un corner dopo un'incornata di Crecco. Poco dopo Pillon chiama in panchina un Mancuso esausto per Capone con Sottil che va così a destra. Gli ospiti sembrano crederci e spingono anche se in maniera confusa e camaleontica, e con Bellini che al 40esimo su cross di Brugman in area emiliana ha l'occasione per colpire ma alza incredibilmente sopra la traversa. Al 42esimo palla per Sottil e tiro destinato all'incrocio con Piscitelli che mette la palla sulla traversa evitando il gol biancazzurro. Il finale è di marca abruzzese con ancora Sottile che al 37esimo mette il pallone di poco sopra la traversa e con lo 0-0 che diventa realtà al 95esimo dopo il triplice fischio del signor Minelli di Varese. Eccoci tornati con la seconda parte della nostra rassegna stampa. Riapriamo i giornali abruzzesi, le pagine interne. Partiamo dal primo piano del Centro. Le nomine all'Aquila e Chieti nel campo della sanità. Manager ASL in corsa all'ex medico del Milan. C'è anche Gozzini fra i 39 candidati per posti da direttore generale ammessi dalla regione. Gli ex Zavattare e Flacco ci riprovano, Gentili da Alessandria è tra i favoriti. Poi le altre notizie su queste due pagine, l'appello di Monsignor Forte per Noemi e gli altri bambini, parte la raccolta dei fondi per acquistare un ascensore per il Duomo di Guardia Grele. E poi nel taglio alto al volontariato abruzzese, 784.000 euro la regione dà il via libera, le somme che serviranno a finanziare i progetti di enti ed associazioni. C'è poi l'intervista sul problema irrisolto della sanità, Verzulli accusa malati di autismo costretti ad emigrare dall'Abruzzo. Adesso andiamo avanti sul quotidiano Il Centro, andiamo a vedere le altre pagine. La pagina Abruzzo, attività produttive, interventi post sisma, il TAR boccia 6 volte il bando regionale, L'Aquila e i giudici censurano diversi passaggi definiti non chiari e riaprono la graduatoria delle nuove attività
di fare centro. Il nuovo governatore Marsilio dovrà risolvere il problema ereditato dall'ex giunta regionale e quindi ridare ossigeno all'economia del capoluogo abruzzese. La privacy, tutti i segreti da sapere, avvocato pescarese svela in un libro il retroscena delle schedature politiche, poi il caso del traforo, oggi la giunta, il vicepresidente imprudente, chi ora critica non ha risolto nulla sull'emergenza acqua del Gran Sasso. Andiamo a vedere la pagina Abruzzo sul Messaggero. Torniamo alla sanità. Sanità, giorni decisivi, rete ospedaliera e manager e l'ora delle scelte. Il nuovo governo regionale incassa l'ok, salvo sorprese, sui bilanci 2017-2018. Per il DEA di secondo livello si punta a superare le indicazioni ministeriali. All'ordine del giorno, direttori delle ASL di Chieti e L'Aquila e integrazione tra Santo Spirito e Colle dell'Ara. Poi il piano Garanzia Giovani, bando per i soggetti attuatori nel taglio basso, Gran Sasso, un disastro annunciato, la lotta eterna fra il traforo e l'acqua. Giovanni Damiani, pioniere dell'ambientalismo, dice che il drenaggio non ha risolto i problemi. Poche alternative alla paventata chiusura, i tunnel vanno incamiciati in modo ermetico, il nodo dei costi di questi lavori. Pagina Abruzzo anche sulla città, Garanzia Giovani 2 per chi non lavora e non studia. Dal 2 maggio imprese, centri di formazione e di orientamento potranno accreditarsi come soggetti attuatori. Il bando resterà aperto fino al 31 dicembre di quest'anno per dare modo a tutti i soggetti di accreditarsi attraverso i centri per l'impiego. E poi la politica, Aldo Bernardini, candidato alle elezioni europee con il Partito Comunista, il Viminale, scuole sicure, 85.000 euro per Pescara e L'Aquila, i fondi serviranno per la videosorveglianza, la vigilanza privata e la polizia locale. Pagina successiva, restiamo tema diciamo di feste, 10 giorni di festa all'insegna delle virtù, bar e ristoranti cittadini riproporranno i piatti della tradizione gastronomica teramana in memoria di Rino Faranda, dunque questa è l'iniziativa sul marketing territoriale legato alle virtù. Torniamo sul quotidiano Il Centro, andiamo a vedere adesso le pagine di Pescara, eccole qui. Doppia pagina dedicata al pescarese sparito di notte a Pineto, istruttore di fitness scomparso da 3 giorni, ricerchi anche in mare per trovare Roberto Sciarra, 42enne. Poi gli amici sconvolti, dicono una persona speciale, attento a fisico e alimentazione, Sciarra insegna fitness in Viale Bovio, è appena tornato dall'estero. Gli altri scomparsi, scomparsi in montagna, Fattiboni e Ferrante spariti tra pozzi e sprofondamenti, nessuna traccia degli escursionisti inghiottiti dalla Maiella fra Serra e Caramanico. Gli esperti, ci sono grotte, spazi vuoti, mai distrarsi soprattutto sui sentieri. Proseguiamo nelle pagine di Pescara sul quotidiano Il Centro, andiamo al caso Le Naiadi, un calvario infinito, sospese tutte le attività, in tilt la centralina elettrica che serve 2 piscine, l'area fitness e la palestra, futuro sempre più incerto, la Progetto Sport dice la Regione intervenga subito. Poi la cronaca, rapina un anziano al supermercato e viene preso, l'uomo è stato individuato dai carabinieri, in carcere un giovane che continuava a perseguitare la ex. Poi l'iraniano diretto a Londra, bloccato all'aeroporto con documenti falsi, è stato arrestato. Pagina successiva, verso le elezioni comunali a Pescara, il primo giorno da sindaco, i candidati lo immaginano così. I temi da affrontare subito dopo il voto per chi aspira a guidare Pescara nei prossimi 5 anni, mare, fiume, manutenzione della città, sicurezza, coinvolgimento di cittadini e giovani, filovia e giunta. E dunque qui ci sono tutti gli 8 candidati a Palazzo di Città. Proseguiamo.
Maestri, scontro tra diplomati e laureati. Attesa per la decisione della Cassazione dopo il Consiglio di Stato che ha escluso i docenti con abilitazione magistrale. E poi ancora i commenti: ho lavorato sodo per 5 anni, non sono meno brava di altri. Silvia, 42 anni, docente in una scuola di San Buceto, racconta i timori di un futuro che si annuncia precario. È stato riconosciuto il nostro diritto a insegnanti di ruolo. Ines, maestra di Francavilla, risponde: una guerra tra poveri, dopo anni di studio e sacrifici, i più preparati siamo noi. Andiamo avanti, 1° maggio, feste in piazza Salotto e al porto turistico nel capoluogo adriatico. Il comune ha organizzato un concerto in pieno centro e il festival della musica elettronica al padiglione Becci. Poi ancora taxi su Striscia, la lite tra Pescara e Chieti, l'inviata all'aeroporto, lite Spintoni, poi l'appello di entrambe le fazioni, intervenga la regione, argomento chiaramente non nuovo, anche se adesso è andato alla ribalta su Striscia. Andiamo sulle pagine di Montesilvano, sempre sul centro, verso le elezioni comunali. Sinistra Unita per Fidanza, andremo al ballottaggio. PD articolo 1, creano la lista progressisti per Montesilvano, il coordinatore Rocco Tortora, Unità e Rinnovamento, gli elettori chiedono e vogliono questo. Di spalla oggi l'inaugurazione del distretto sanitario con il taglio del nastro con il presidente Marsilio, sempre a Montesilvano. Proseguiamo, 5 defibrillatori alla Croce Rossa dai clienti di Perconad, Città Sant'Angelo, i fondi raccolti nel centro commerciale, giovedì le dimostrazioni su come salvare una vita umana. Poi ancora folla nelle strade per lo buongiorno a Pianella, successo della tradizionale manifestazione con strofe e rima accompagnata da musici. Nel taglio basso, mensa e trasporto scolastico, il comune paga 68.550 euro a Spoltore per il mese di marzo. Ci spostiamo a Francavilla, rifiuti, la differenziata sfonda il muro del 70% dagli studi Cosvega. Anni fa la raccolta non superava il 24% e contro il fenomeno degli scarichi abusivi intensificato l'uso delle fototrappole. Pagina della Val Pescara, le mete di Pasquetta in provincia, da Pesco a Villa Celiera, tutti in gita fuori porta. Nonostante il tempo incerto, famiglie e comitive hanno invaso i paesi dell'interno, santuario del Nunzio Sulprizio, a Rostilent e sorgenti di popoli, i luoghi preferiti. Adesso ci spostiamo sul Messaggero, andiamo anche qui a vedere le pagine di Pescara. Mercato etnico, posti non assegnati, è il titolo che apre appunto le notizie da Pescara. Carenze procedurali determinano il rinvio dell'apertura. Il comune dice ci vorranno da 10 giorni a 2 settimane. I vincitori del bando potranno scegliersi lo spazio secondo l'ordine di graduatoria, ma nessuno li ha ancora convocati. L'inaugurazione del 14 aprile scorso, legata alla presenza dell'ambasciatore del Senegal e di altre autorità. Poi annullo filatelico per il Giglio di Mare, Poste Italiane celebra il fiore caro a D'Annunzio. Nel taglio basso, picnic ecologico e tour in pineta per la Pasquetta dei 5 Stelle. Stoviglie in plastica biodegradabile all'Earth Day nella riserva d'Annunziana con Erika Alessandrini, candidata a sindaco per i 5 Stelle. Ancora notizie dal capoluogo adriatico, furto nella pizzeria, il volto del ladro finisce su Facebook, il titolare di Europizza e Focaccia diffonde le immagini delle telecamere interne al locale per trovare il colpevole. Poi ancora Pescara, luci gialle, esperti e scrittori raccontano pagine di intrighi e misteri da giovedì a domenica all'università in Viale Pindaro. Taglio basso, in Friuli l'addio al pescarese di Deo, la compagna nessuno come lui. Dolci e strazianti le parole di Cinzia Mauro per il suo Daniele scomparso in un incidente in moto. Pagina successiva, a Rostilend fa il pieno di visitatori, Villa Celiera capitale dell'arrosticino, migliaia di visitatori da tutta Italia, 400.000 spiedini e buona musica con le band, Pasqua affollata anche a Spoltore dove si è rinnovato il tradizionale rito religioso della Madonna che corre. Poi apre il distretto sanitario a Montesilvano.
Un'attesa durata 24 anni, la cerimonia in piena campagna elettorale, l'area individuata nel 95 da Gallerati, ma solo nel 2010 la prima pietra, l'accelerazione con Maragno e Cozzi, polemiche sulla mancata intitolazione a Carlo Di Giacomo. Nel taglio basso sfilò il portafoglio a un anziano al supermercato, è stato arrestato e poi ennesimo guasto alle naiadi, utenti e dipendenti in rivolta. Restiamo sul quotidiano Il Messaggero, ci spostiamo nella pagina di Chieti. Mirò, il TAR boccia i ricorsi, il WWF, ora la politica dica no. L'avvocato Febbo, ulteriore passo in avanti verso la salvaguardia di ambiente e sicurezza. Di Francesco, la storia va chiusa per sempre, c'è un danno economico per la collettività. E poi di spalla, platea e palchetti più belli, il Marucino cerca sponsor per il teatro di Chieti. E poi Liberazione con le cerimonie, Zulli dell'Ampi, andremo al Sacrario. Pagina successiva, quella della provincia, caos traffico, via Bergamo raddoppia, iniziati i lavori per completare l'ampliamento della strada strategica per l'ingresso a Lanciano e per il casello A14, l'assessore, toglieremo il restringimento vicino alla stazione, opere anche per la messa in sicurezza di marciapiedi e scuole. A San Salvo, caso Sam, l'azienda conferma la chiusura a fine mese, oggi sit-in di 25 lavoratori che rischiano il posto, sindacati dicono che non c'è stato dialogo. Nel taglio basso, il castello aragonese si illumina con il tricolore per il 25 aprile, il sindaco dice diventerà un luogo suggestivo e scenografico della costa ad Ortona. Pagine di Chieti anche sul quotidiano Il Centro, parco commerciale, nuova ordinanza, il TAR boccia ancora i negozi di Mirò. I costruttori chiedono di annullare i pareri negativi della regione, ma il tribunale non ne sospende l'efficacia, ed esulta il WWF. La decisione, ecco perché i giudici hanno detto no, la richiesta pare non sorretta da sufficienti ragioni di diritto, ora si va nel merito. Nel taglio basso, piscina, oggi il bonifico per gli stipendi, sabato scorso vertice nella sede di Sportlife a cui Teate Servizi ha assicurato non meno di 30.000 euro. Ci spostiamo ad Orsogna, incidente alle porte del paese, si schianta con l'auto, donna in coma, la 36enne aveva trascorso la Pasquetta con i genitori, avrebbe fatto tutto da sola, forse per una distrazione. E poi, restando ad Orsogna, oggi torna il rito dei talami nel ricordo del miracolo, Madonna del Rifugio, sfilano i quadri biblici viventi. A Chieti rubò la pistola a un agente, condannato a 3 anni e 6 mesi. Restiamo sul Centro, pagine di Teramo, il dopo terremoto d'Alberto, bisogna cambiare il decreto, il sindaco invita i parlamentari a sostenere gli emendamenti che saranno presentati per lo sblocca cantieri. E poi la polemica al comitato Teramo Est, destituita la presidente, ma lei non ci sta. Nel taglio basso, scontro mortale a Martinsicuro, indagato il conducente del camper, l'accusa di omicidio stradale scattato come atto dovuto, la procura ha dato il nulla osta per la sepoltura del giovane di Brescia. Nella pagina successiva, Giulianova verso le comunali, centrosinistra, probabile la candidatura di Arboretti, il leader del cittadino governante dovrebbe avere l'appoggio di PD e sinistra. Questa sera la decisione definitiva, Cameli si ritira dalla competizione elettorale. Poi ancora a Giulianova, festa dello splendore, piazza gremita, in tanti alla processione a Pasqua Pienone per Sorgentone che incendia il piano. Eccolo qui la foto, ecco qui la foto del pianista che insomma ha fatto il suo show. Andiamo avanti, salta il progetto del parcheggio sul terzo binario ferroviario e siamo a Silvi, il no delle ferrovie a dare in concessione per 20 anni l'area inutilizzata blocca l'opera, Partipilo smentisce la maggioranza, non c'è stato nessun baratto con la costruzione del sottopasso. Di spalla le elezioni a Pineto, MDP candida Corneli nella lista di Verrocchio. Poi a Pineto, Ponte Zappacosta, partiti lavori, interventi per i sottoservizi, si transita a senso unico alternato ad Atri, Palazzo Mambelli aperto ai turisti dal 25 al 1 di maggio.
Andiamo a vedere le pagine di Teramo sul Messaggero e poi sulla Città. Ospedale senza medici, la carenza è allarmante. Bocciata in partenza l'idea di Fagnano, ovvero riassumere chi va in pensione. Bisogna puntare sulle nuove leve, ma tanti preferiscono altre regioni. Alessandro Grimaldi, presidente ANAO, alcuni reparti sono in sofferenza come hospice e chirurgia toracica. Di spalla schianto, oggi funerali del turista 27enne morto a Martinsicuro nell'incidente stradale. Taglio basso, guida totalmente ubriaco e finisce dentro un giardino in Val Vibrata. E poi iscrizioni ai servizi scolastici, domande entro il 15 di maggio. Prima di passare alle pagine dell'Aquila, completiamo quelle teramane sulla Città. 18 mesi di ritardo per la nuova scuola. Raimondo Micheli segnala il problema. Il Comune rassicura, a San Benedetto sarà tutto pronto entro giugno. Pulizie di Pasqua di spalla, via i lavori al monumento ai caduti di Crocetti. Poi strisce blu, Cozzi propone la gestione diretta per l'ex assessore al traffico, oggi all'opposizione la priorità è salvare i soci cooperatori, non la cooperativa Tercop. Piatto ricco, il comune potrebbe incassare 1 milione di euro l'anno dalla gestione diretta della sosta a pagamento. Pagina successiva, sangue sulle strade, in coma dopo il botto nella notte di Pasqua, 28enne di Nereto finisce fuori strada nei pressi dell'Eurospin e resta incastrato tra le lamiere della sua autovettura. E poi nel pomeriggio a Salò i funerali di Davide Leali, vittima del frontale col camper a Martinsicuro. Nel taglio basso, pienone all'Assemblea Civica per Elicio Romandini sindaco, a Sant'Egidio De Dominicis presenta il progetto che riunisce centrodestra e centrosinistra in nome della logica del fare bene. Corropoli, museo e parco archeologico per Ripoli, pronto il progetto che sarà presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il mese di maggio. Il sito archeologico di Ripoli di Corropoli è un patrimonio preistorico noto a livello nazionale ed è da anni oggetto di ricerche. Torniamo sul quotidiano Il Centro, pagine dell'Aquila, estorsioni di massa, indaga la polizia postale, porno ricatti via mail, decine di casi, nuova ondata anche nell'Aquilano, qualcuno è caduto nel raggiro, gli investigatori richieste innocue, basta non pagare. Gli accertamenti hanno svelato che le basi operative dei malviventi si trovano in Romania e in Africa e non è affatto facile scovare e sanzionare penalmente i responsabili. Poi ancora a Rocca di Mezzo, lite sul computer sparito, l'ex sindaco Nusca imputato di peculato dopo la denuncia del successore ed ex anche lui di Ciccio. Nel taglio basso, traffico di migranti, chiesto il giudizio per 22 imputati, il procedimento trasferito dall'Aquila ad Avezzano prometteva un'integrazione sociale e lavorativa in cambio di denaro, tra le accuse la truffa ai danni dello Stato. A Sulmona in 10.000 in città per la Madonna che scappa, cuore in tumulto e gran folla in piazza, buoni presagi dal tradizionale rito della Pasqua sulmonese, alla fine della corsa l'abbraccio liberatorio dei confratelli. E qui vedete alcuni scatti della manifestazione, una resuscita carica di speranza. Prato la Peligna, un'edizione con tante emozioni per la riapertura del santuario. Andiamo a vedere adesso sul Messaggero, pagine dell'Aquila, il Gran Sasso è da record, si scia ed è tutto esaurito. La stazione di Campo Imperatore e la funivia resteranno aperti fino al 1° maggio. Con la Pasqua i ponti si compensano, le giornate no per il vento a gennaio e febbraio. Scattata la riqualificazione delle strutture in quota, ma l'albergo di Campo Imperatore resta la nota dolente. Di spalla Madonna d'Appari, il giorno della processione a Paganica, poi andiamo a vedere la viabilità, piano parcheggi, decisiva la struttura a Collemaggio per quanto riguarda il capoluogo di regione, poi l'inchiesta Coca e ricatti 23enne finisce a processo. Pagina successiva, in centro ritornano i pub storici, nuova location per la Quintana di Fabio Climastone che lascerà la pizzeria Oro Rosso alla Fontana Luminosa. Il caffè Cavour riaprirà inizio estate e tornerà in una nuova veste in via Paganica con un servizio di ristorazione a cena.
Proseguiamo con la pagina che riguarda invece la provincia, in 10.000 la Madonna che scappa, l'evento si conferma tra gli appuntamenti più attesi, abbiamo visto già in precedenza, poi le altre notizie, solito pienone nel parco d'Abruzzo, Civitella Alfedena, sulla Tari battibecco boccia Eligia, ad Avezzano, ancora Avezzano, ecco le ragioni del mio no in consiglio, Rosa parla l'avvocato che ha lasciato l'UDC e dice gestione verticistica. Adesso andiamo ad aprire invece le pagine di sport, lo facciamo parlando chiaramente delle Pescara, dunque tornando alla partita di ieri sera tra Carpi e Pescara, un punto di speranza, Carpi prima soffre e poi prende in mano la gara fallendo diverse occasioni nella ripresa, il gol è un problema per Pillon, Pescara non sfonda ma vede i playoff, dunque il titolo, i biancazzurri pareggiano nella ripresa, avrebbero meritato il successo, i rivali KO e il Delfino sabato può ipotecare la qualificazione agli spareggi. L'allenatore che tra poco ascolteremo, Pillone, è un peccato non aver vinto ma sono contento per la prestazione, così il tecnico dei biancazzurri. Andiamo a vedere anche il titolo scelto dall'Abruzzo Sport del Messaggero, eccolo qui, Pescara pari che vale. Sul campo del Carpi finisce 0-0 in un match avaro di emozioni, Fiorillo determinante nel primo tempo, nella ripresa i biancazzurri potevano fare il colpaccio, traversa di Sottile, occasione per Bellini, playoff più vicini, le reazioni di Pillon a fine gara, nell'ultima mezz'ora ho visto la squadra migliore, queste le parole dell'allenatore che andiamo ad ascoltare proprio al 91esimo. Con il tecnico del Pescara, Pillon nel secondo tempo per 40 minuti si è rivisto il Pescara del giorno di andata, è mancato solo il gol. È vero, abbiamo fatto un grande 40 minuti alla grande, anche fisicamente siamo cresciuti molto, la squadra ha fatto molto bene sul giro palla, abbiamo creato tantissimo, purtroppo non abbiamo raccolto per quello che meritavamo perché il traverso, due situazioni su una linea, probabilmente una era anche dentro che l'ha presa. E tante occasioni, era da tempo che non si creavano così tante occasioni e questo è buon auspicio per il futuro. Rispetto al primo tempo, molto meglio il Pescara, nell'intervallo ha strigliato forse i ragazzi? No, abbiamo fatto alcuni correttivi per liberare più Brugman che veniva marcato a uomo e in parte questo ci è riuscito bene, ma poi lo sviluppo della manovra è stato molto diverso, molto più possesso, molto giro palla, creavamo sempre i buchi a destra e a sinistra e è un peccato perché è venuto tante occasioni che si poteva finalizzare e vincere la partita. Sostituzione di Mancuso, problemi fisici o solo stanchezza? Ma è un po' stanco, ha tirato la carretta fino adesso, chiaramente che lui ne risente dopo tutto quel campionato che ha fatto, anche per problemi fisici, perciò ho messo gente più fresca, che in quel momento magari mi serviva più gente più fresca e brava nell'uno contro uno. È il giudizio che noi eravamo partiti forti per cercare di sbloccare il risultato, dovevamo vincerla questa partita. Secondo me è stato giocato molto bene a parte nostra, ci ha mandato solo il gol, anche all'inizio della ripresa quando Crociato ha fatto un'azione, una bellissima azione che è andata avanti al portiere, poi purtroppo non abbiamo fatto gol, è chiaro che poi se non concretizzi quelle occasioni lasci la partita aperta ma lasci in mano al Pescara che ha qualità, a palleggio è molto rapida in attacco, quindi se cominci a aprire il campo diventa pericoloso poi portare a casa il risultato, però siamo stati costretti a quello perché comunque non riuscivamo a far gol, è normale che la partita sia un po' spaccata, non ci siamo allungati e il Pescara è venuto fuori perché ha sfruttato la sua migliore qualità. E dunque abbiamo ascoltato anche le parole di Castori, tecnico del Carpi, le pagelle dei biancazzurri sul centro, bene per Rotta, Sottilla una marcia in più, Antonucci stecca nel tridente iniziale, Brugman in ombra a centrocampo e Bellini fallisce l'occasione per sbloccarsi queste le pagelle, poi Bettella felice per il debutto ma volevo vincere, il difensore in evidenza alla prima gara in Serie B, grande emozione, la classifica un punto guadagnato, queste le sue parole. Andiamo adesso nella pagina successiva in Serie C, Teramo, i playoff in due mosse, Ventola, rimaniamo concentrati, se biancorossi dopo l'exploit
con la Vispesaro sono a meno 2 dall'ultimo posto utile per gli spareggi. Il terzino ci crede, ringrazio Maurizi, dobbiamo dare il massimo contro Triestina e Ternana. Andiamo a vedere il titolo sul Teramo anche sul Messaggero. Ventola, Teramo, un gol liberatorio. L'attaccante: mi è venuto da piangere perché per me non è stata una stagione facile, ma ho sempre avuto la fiducia di mister Maurizi e dei compagni. Persea ancora ai box. Sulla città, il Teramo, la salvezza arriva nel sabato più complicato. I risultati della giornata giocano a favore, ma il Teramo riesce ad impadronirsi del suo destino. Ventola, il gol vittoria all'esterno e al primo centro in questa stagione. Non l'ho ancora rivisto, ma penso sia più bello di quello col Fano l'anno scorso. L'abbraccio finale è spontaneo, ci meritiamo la salvezza. Torniamo sul quotidiano Il Centro, completiamo la lettura delle notizie di sport. Barbone, Spoltore e Case da applausi, buoni risultati per gli abruzzesi al meeting di Atletica Leggera ad Ascoli. Pallamano, la SD Sport 21 con Abruzzo conquista il torneo di Pozzuoli. Pagina successiva, il basket di A2 con Roseto che sogna, ad Arcangeli fa le carte ai playoff, possiamo battere Treviglio. Sharks domenica in Lombardia per gara 1 degli spareggi, il tecnico avversario abbordabile è Eboa ai draft di NBA. E poi le note meno lieti: impavida, tie break fatale e saluta la Serie A2. La Sie Cortona cade 3-2 anche in gara 2 contro Livorno e retrocede dopo 7 anni. Andiamo adesso a vedere e completare le notizie di sport sul Messaggero con la Serie D. Pineto troppo distratto, così non si era mai visto. Con la San Maurese però il traguardo playoff si può concretizzare. E poi il Notaresco recrimina quanti punti regalati. Il pareggio contro il Cesena ha mostrato tutte le potenzialità della squadra fuori dai playoff. E poi Barlafante, pochi gol ma preziosi per il Giulianova in chiave salvezza. Andiamo avanti, torniamo al volley, tie break fatale, secco addio alla A2 per Ortone, retrocessione, inutile la rimonta di 2-7 dopo una partenza deludente, sfuma il vantaggio di 14-13. Poi Roseto con Treviglio, col fattore campo a sfavore nei playoff, stabilito il calendario, più gare in trasferta, si parte il 28 di aprile. Per le arti marziali lo spoltorese Franciotti a soli 21 anni è iridato, e nel taglio basso, così chiudiamo, Spadaccini Ciofani, una sfida tutta abruzzese nella box per il futsal, coach Palusci, ecco come ho salvato il Civitella al debutto. È tutto per questo appuntamento con Mattino 6, io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina. Mattino 6 torna domani alle ore 8, la nostra informazione oggi alle 14, alle 19, alle 23 con il TG6 e questa sera c'è anche l'appuntamento con Proteramo alle ore 21. Grazie ancora e buona giornata.